L'intera città si è stretta attorno a loro. Stanno bene i due poliziotti, oggetto di una sparatoria a Taranto. È una ex guardia giurata, Pantaleo Varallo, di 42 anni, già conosciuto dalle forze di polizia, l'uomo che ha sparato e ferito. A quanto pare, dopo un diverbio con il dipendente di una concessionaria di auto in cui aveva provato un veicolo, si sarebbe allontanato portandosi via le chiavi del mezzo. Dalla concessionaria è stata allertata la polizia e intorno alle 11:30 l'equipaggio di una Volante è arrivato in zona, intercettando il sospetto in viale Magna Grecia. I poliziotti però non hanno fatto in tempo ad avvicinarsi. L'uomo è sceso dall'auto scaricando l'arma contro il mezzo di servizio. I due agenti, lo ricordiamo, sono stati raggiunti, uno da un colpo a una mano, l'altro al torace, ma di striscio. Un gesto condannato dai sindacati di categoria, dalla politica e dai cittadini comuni. In molti, visto l'orario e il luogo, hanno assistito increduli alla scena. Ecco una testimonianza che abbiamo raccolto in diretta. Stavo proprio a 10 metri dall'accaduto dei fatti. E cosa ha visto? E stavo nei pressi della posta. E all'improvviso sento una serie di colpi. Naturalmente mi giro e vedo un uomo correre, mi passa davanti e continua a correre per tutta Viale Magna Grecia. L'uomo subito dopo è stato intercettato nei pressi dei giardini Virgilio. Si trova in stato di fermo.